Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video del blog della Mela. Quest'oggi andiamo a vedere insieme come importarci il nostro archivio di iCall che abbiamo creato precedentemente. Quello che dobbiamo fare innanzitutto è aprire iCall. Una volta che aprirà con la sua nuova interfaccia grafica, attendiamo che, come vedete qua in alto, sto effettuando l'operazione di aggiornamento visto che è attivato iCloud. Andiamo sempre dopodiché in archivio, importa, clicchiamo importa, dobbiamo indicargli il percorso dove si trova, dove è situato il nostro file di backup, in questo caso scrivania. Selezioniamo il file, come potete vedere si evidenzia il pulsante importa, ci chiede se questo backup andrà a sostituire tutti i dati attuali di iCall, verranno sostituiti e potresti dover aggiornare le impostazioni dell'account per il ripristino. Facciamo ripristino originale. Adesso sta effettuando tutto quanto il ripristino da parte di quel backup. Attendiamo un attimino e poi possiamo vedere. Possiamo trovarci adesso tutti i calendari vari che avevo creato. Andiamo a prendere, che ne so, andiamo a prendere indietro, come potete vedere, tutti quanti i vari impegni che sono stati indicati sopra, ci sono tutti quanti memorizzati all'interno di iCall. Perciò l'operazione è eseguita, completata, completata. Basta, non c'è da fare altro. Questo file qua possiamo andare tranquillamente a prenderlo, spostarlo nel cestino e dopodiché si può andare anche a svuotare il cestino. Ecco fatto, perciò adesso se ne andiamo di nuovo a riaprirci, chiudiamo completamente iCall. Andiamo a riaprirlo e come vedete ci sono tutte le funzioni, tutti quanti gli eventi che sono stati impostati. Caricati tutti quanti, come vedete, l'interfaccia, eccolo qua. Perciò, operazione molto molto semplice. Proprio perciò vi ricordo: archivio, importa, importa, selezionare, in questo caso l'ho eliminato, in questo caso l'ho eliminato, vado a selezionare il percorso dove si trova il file di backup che vi siete creati, si evidenzia il pulsante importa, conferma, dopodiché dovete dargli la conferma di sostituzione dei dati attuali con quelli del backup che volete ripristinare e del gioco. È fatto. Detto questo, ci sentiamo al prossimo tip. Ciao.